Avete presente quando uscì il film degli Avengers e tutti a dire «Mamma mia, che bello! Fichissimo! Il regista è un genio, eccetera!» Ecco, sappiate che quel regista, quelle battute spassose al momento giusto, l'azione, le trovate geniali, meno un budget hollywoodiano e super stelle del cinema, ovviamente, io li ho gustati ed amati alla follia dal lontano 2000, quando Italia 1 trasmise quella che considero una delle serie TV pietre miliari della televisione, ovvero Buffy la mazza vampiri. Ok, lo so che molti considerano questo telefilm una cretinata, ma chi lo pensa ha davvero seguito tutte e tutte le serie? Ha colto i mille e mille riferimenti e strizzatine d'occhio alla pop culture e alle trovate geniali dei trucchi della televisione? Lasciate che vi spieghi perché questa serie merita tantissimo, ma consiglio di vederla in lingua originale perché col doppiaggio moltissimo è andato perso, come spesso succede. Prendete la classica studentessa bionda e gracilina. Fatto? Bene. La vedete aggirarsi per i corridoi di una scuola di notte assieme ad un ragazzo spavaldo con chiari intenti brighella. Quello che succederà è piuttosto scontato. E colpifero, perché la giovincella si volta e si scopre un simpatico vampiro che dissangua il malcapitato. Perché Joss Whedon ci fa capire da subito che gli stereotipi non fanno per questa serie, che la giovane ragazza biondina che comparirà come protagonista non sarà una cogioliva che sa solo sventolare pompon, ma sarà una spaccaculi. Pronti? Via! Buffy Summers si è appena trasferita a Sunnydale, ridente e fittizia cittadina della California, assieme alla madre Joyce, che soprattutto nelle prime tre serie sarà un personaggio ultra fastidioso. La ragazza si è dovuta trasferire da Los Angeles per una sciocchezzuola, una cosina da niente, ha dato fuoco alla palestra della scuola. No, non è né una piromane né l'incarnazione di Carrie, ma la ragazza è, come suggerisce il titolo, una ammazza vampiri, ma nel termine più ampio è una cacciatrice. Adesso fatemi fare la narratrice figa che vi leggo il prologo. Per ogni generazione c'è una prescelta. Una sola ragazza in tutto il mondo. Lei sola si ergerà contro i vampiri, i demoni, le ascelle puzzolenti e le crocs coi calzini e le forze delle tenebre. Lei è la cacciatrice. La una, ein, one. Ebbene sì, la povera ragazza è l'unica prescelta dotata di una forza sovrumana in grado di fronteggiare le creature delle tenebre. Un mondo intero e ci metti una sola ragazza a combattere i mostri? Ci saranno stati tagli al budget? Persino lo sportello delle poste dietro casa mia più organico. Su via, pensa poi che straordinari, si va a pagarle. Comunque, ogni cacciatrice è seguita da un osservatore, un uomo appartenente ad un'antica stirpe che ha il compito di seguire e guidare la cacciatrice. Ora, con una sola ragazza per generazione che fa sto mestiere, viene da chiedersi a che serviva fondare addirittura l'ordine degli osservatori. È un po' come creare un comitato di sostegno per le persone col naso a forma di cactus. In quel di Sunnydale l'osservatore sarà Rupert Giles, di professione fittizia bibliotecario, un signore inglese tutto posato nei suoi completini tweed, che in 7 stagioni per me rimarrà il personaggio più figo, ganzo e simpatico di tutti. Giles non si batte, punto. L'uomo si prenderà una cotta per una sua collega Jenny Calendar, insegnante di informatica a conoscenza della verità sul soprannaturale. Ma si dà il caso che la ridente cittadina americana sia stata costruita niente poco di meno che sopra la bocca dell'inferno, ovvero un passaggio mistico che collega questo mondo a quello dei demoni. Che culo, eh? Come le case dei film horror costruite perennemente sopra un cimitero indiano. Quindi le battaglie di mostri che Buffy dovrà affrontare non saranno pochi, perché tale luogo fa tipo da calamita alle creature soprannaturali, come il deodorante Axe con le donne nella pubblicità. La ragazza fa presto amicizia con Willow Rosenberg, studentessa intelligentissima, genio del computer, che in poco tempo diventa un hacker super fichissima nello stesso lasso di tempo che io ho impiegato ad imparare ad usare Photoshop, innamorata segretamente del suo migliore amico dai tempi dell'asilo, Xander Harris, ragazzo un po' pasticcione ma simpatico, che si prenderà una coppa non indifferente per Buffy. La ragazza fa anche la conoscenza di Cordelia Chase, ape regina della scuola, bella, ricca e con la simpatia di un cactus scoglionato, che la cacciatrice salverà una puntata sì e l'altra no. Cordelia inizialmente si dimostrerà molto ostile verso Buffy e il suo gruppo, considerati dalle sfigati, ma pian piano impareranno ad andarci più o meno d'accordo. Ricordiamo anche Amy, compagna di scuola di Buffy e Willow, figlia di una strega potentissima che a sua volta ha preso dalla mammina le arti oscure anziché come farle tutte. In sostanza, Sunny dell'elenco telefonico di 3 pagine ci sono più mostri che umani, ma tutti fanno bellamente finta di nulla perché. Ma soprattutto Buffy incontra Angel, un misterioso ragazzo che le dona un pendente d'argento a forma di croce e si dilegua nella notte in pieno stile bel tenebroso figo che l'aiuterà durante le sue battaglie. Buffy scoprirà però che Angel è un vampiro e nonostante ciò ne è innamorata, anche perché il ragazzo è sì un vampiro, ma possiede un'anima e si nutre solo di sangue animale. Che non mi si dica quindi che tutta la menata di schifo Twilight fosse una cosa originale, eh? Buffy c'era arrivata molto prima, cara bella. Che poi, se qualche anno fa si volevano cercare immagini di tramonti e crepuscoli con la loro definizione inglese, venivano fuori immagini mozzafiato. Se adesso si digita Twilight su Google, compare solo il faccione di Robert Pattinson in stile palla da discoteca brillante e di quell'altra lì espressiva come una lastra di legno. Comunque, tornando in tema,
Secoli prima Angel uccise la figlia di un capo tribù di zingari, il quale lo maledisse, restituendogli l'anima e costringendolo a soffrire per tutte le persone a cui aveva fatto del male. Già, perché i vampiri non possiedono un'anima e quindi possono fare un po' quel che gli pare a chiunque. Inizio a sospettare che ne siano sprovvisti pure i nostri politici. Per fare ammenda, quindi, Angel decide di combattere il male e comincia uccidendo la biondina dell'inizio serie, ricordate? Ovvero Darla, che non solo era una sua vecchia fiamma, ma anche il suo sire, ovvero la persona che lo aveva trasformato in vampiro. Ma non temete, Darla verrà riportata in vita nella serie su Angel, spin-off di Buffy. Darla era a servizio del capoccia malvagio di questa serie, ovvero il Maestro, un vampiro antico e potentissimo, vestito con un moderno cappottino di pelle nera, con la faccia tipo maschera scrostata e le unghie lungherrime inquietanti, rimasto intrappolato sottoterra da forze mistiche, senza nemmeno una pala per provare a scavarsi una via d'uscita. Per liberarsi necessita quindi di sacrifici umani, stile la regina Metallia della prima serie di Sailor Moon, per intenderci. I punti fissi di ritrovo della serie saranno principalmente due, il primo è la biblioteca dove la banda, o meglio la Scooby Gang, si riunisce per discutere degli eventi misteriosi e spaventosi che accadono a scuola e non. Mostri, fantasmi, professori mantidi, computer demoni, le elezioni dei politici, l'ultimo album di Nick Minaj e via dicendo. Ed il locale più cool della città, o meglio l'unico locale, il Bronze, un posto buio con quattro tavolini in croce ai quali i nostri eroi, per oscure leggi della termodinamica, trovano sempre posto. Il maestro si fa sempre più potente, si avvicina al giorno della sua liberazione. Giles trova un'antica profezia, secondo la quale quando la cacciatrice affronterà il maestro verrà uccisa. Quando la ragazza lo scopre ha un legittimo minutino di giramento di pelotas, in quanto l'idea di schiattare a 16 anni non la entusiasma troppo, e fugge. Ma quando un gruppo di studenti viene ucciso dai vampiri, ritira fuori il coraggio e decide di andare ad affrontare il maestro da sola. Io mi sarei portata a un carro armato, ma vabbè. Il vampirozzo decrepita però la meglio sulla ragazza e dopo averne bevuto il sangue si libera e la uccide. Fortunatamente Xander ha seguito l'amica e riesce a rianimarla. Determinata a fare piazza pulita con le palle girate perché il nemico le ha rovinato l'acconciatura e il vestito, la giovane segue il maestro fino alla biblioteca, dove si scopre esserci l'ingresso alla bocca dell'inferno. Sì, proprio lì sotto gli scaffali con i libri di aritmetica e geografia. Con un bel calcio assestato, Buffy impala il maestro e lo riduce a un formato da posacenere. E, soddisfatta, se ne va con i suoi amici. La prima serie termina qui dopo solo 12 episodi, ma visto il successo ne furono confermate altre 6 di 22 episodi ciascuna. Stay tuned, che le avventure di Buffy sono appena cominciate. Oggi sei poco collaborativo, eh? Però vedo che la scatola di DVD di Buffy ti interessa molto. Ci deve essere qualcosa di estremamente interessante lì dentro. Ma i gatti...